giorno più importante della settimana per un poker pro specializzato in MTT è senz'altro la domenica, quando su tutte le principali room italiane sono in programma i tornei più ricchi dei rispettivi palinsesti. Come si preparano i poker pro ai mitici domenicali? Come ai tornei di qualsiasi altro giorno della settimana oppure utilizzando qualche accorgimento particolare? Ci spiega tutto Alessandro Chiarato, membro del team pro di Poker Club. La domenica per un giocatore di poker è un giorno abbastanza particolare, in quanto, come tutti sappiamo, ci sono i famosi domenicali. Sono tornei a cui va data particolare attenzione per il semplice motivo che i montepremi garantiti sono molto più alti rispetto a quelli nel resto della settimana, quindi vincere un torneo la domenica vuol dire vincere 10, 20, 30, fino a 50.000 euro. Ci sono poi settimane particolari dove a maggior ragione bisogna mettere attenzione, e per questo motivo forse la preparazione della giornata deve essere leggermente diversa rispetto a tutti gli altri giorni della settimana. Comunque la domenica è il giorno dopo il sabato sera, quindi tendenzialmente si fa spesso tardi la sera prima e ci si sveglia tardi il giorno dopo, quindi si arriva comunque la sera abbastanza preparati, anche in ottica good run del torneo, quindi si può arrivare attorno alle 5 di mattina in cui dobbiamo ancora giocare, dobbiamo essere attenti e concentrati, quindi da questo punto di vista il sabato sera, diciamo un po' festaiolo, aiuta, perché andando a letto tardi siamo già abituati per la domenica ad essere pronti a stare svegli fino a notte tarda. Tendenzialmente a me non piace giocare il pomeriggio la domenica, perché giocherò molte ore la sera, mentre negli altri giorni della settimana devi arrivare proprio primo per andare avanti molte ore in tarda nottata. La domenica spesso c'è qualche torneo che parte anche attorno alle 10, quindi sicuramente le 2-3 di notte si fanno, comunque si fanno abbastanza spesso. Quindi il pomeriggio preferisco guardarmi le partite di calcio, stare tranquillo, andarmi a bere qualcosa con la mia ragazza, ora aperitivo, smangiucchiare qualcosa ed arrivare attorno alle 9 in cui sono pronto. E un'altra cosa importante secondo me per i domenicali è riuscire a gestire bene la differenza dei blind a seconda di quanto parte il torneo, perché sono tornei che partono alle 8 ed altri che partono alle 11, quindi in pratica arrivi alle 11 e un quarto ad avere un tavolo in cui i blind sono 10-20 e un altro tavolo dove possono essere 150-300, e quindi lo stack conseguentemente è molto ridotto o molto ampio a seconda del tavolo che abbiamo in considerazione, ed è difficile insomma gestire proprio questo fatto. Ho molti amici che iniziano il late reg proprio per questo motivo, per avere comunque la situazione sotto controllo partendo dallo stesso momento. A me non piace molto, bisogna metterci semplicemente un pizzico in più di attenzione ed essere positivi, nel senso che dobbiamo aspettarci di andare avanti fino alle 6-7 di mattina del giorno dopo, sperando di portare a casa qualche premio grosso.